Con Zero Motorcycles sono stato alla Eco Dolomites 2017, ovvero sulle Dolomiti in mezzo a soli veicoli elettrici. Passosella, Gardena, Pordoi, Campolongo, Furcia sono posti bellissimi che vale sempre la pena vedere, specie dal sellino di una moto. E questa volta è stata davvero speciale, perché l'ho fatto senza produrre un solo microgrammo di CO2. La Eco Dolomites è una manifestazione che da 8 anni richiama qui un centinaio di appassionati della mobilità elettrica. C'è chi guida abitualmente elettrico, si è già convertito grazie ad auto come le Tesla Model S o Model X, la BMW i3, la Renault Zoe, la Nissan Leaf e altri che prediligono veicoli stravaganti come i tricicli Twike. E poi ci siamo noi, con moto vere in tutto e per tutto, ma che fanno solo un sibilo, non scaldano e non fumano. Ciao, buon giro! Ho provato così in prima persona, anche se solo per un weekend, come sia fare turismo con una moto elettrica. Certo, non è ancora una scelta facile, i costi sono ancora alti, ma soprattutto autonomia e tempi di ricarica non sono certo paragonabili ai tempi di un rifornimento di benzina. Però ho almeno un paio di buone notizie. La prima è che fare turismo con una moto elettrica oggi è già possibile. La Zero DSR con power tank che guidavo io, con un pieno di corrente percorre nel misto almeno 200 km e si carica con la normale presa di corrente 220. Dallo 0% ci mette 8 ore, ma basta attaccarla per un po' ogni volta che ci si ferma per allungare di molto le distanze. La seconda buona notizia è che fare turismo con una moto elettrica è una figata. Probabilmente starei pensando che mi sono del tutto rincoglionito o che Elon Musk mi abbia fatto il lavaggio del cervello, ma la verità, amico mio, è che guidare sulle Alpi producendo solo un modesto sibilo, consapevoli di non inquinare con il proprio passaggio, consente di godere di una dimensione nuova dell'andare in moto. Ci si accorge di ogni piccolo fruscio o rumore sotto le ruote e a bordo strada, dagli uccellini al muggito delle mucche. In più si è certi di essere ben voluti e di non recare alcun fastidio a chi fa trekking o si sta arrampicando in parete. E non tocco neppure l'argomento prestazioni con lo 0-100 in meno di 4 secondi, 146 Nm di coppia e la totale assenza di transitori. Infine i costi. Si viaggia con un centesimo al chilometro. Un pieno costa un paio d'euro, quindi capita che il ristorante in cui ti fermi non ti chieda nulla per quell'oretta in cui stai attaccato. D'altra parte, perché dovrebbe farmi pagare? Tra Canederli, Goulash e Strudel ho di gran lunga consumato più della mia moto. Affrontare i passi dolomitici nel totale silenzio è veramente una sensazione importante, speciale, diversa da quella a cui siamo abituati. Il sound sicuramente di una moto ci piace, ci gasa, le vibrazioni ci prendono allo stomaco, ma viaggiare con una moto elettrica ci prende un pochino più alla testa. È una sensazione veramente speciale, che va provata.